Giovani studenti contro le carenze della scuola pubblica. A Chieti hanno sfilato tre diversi istituti superiori per chiedere più risorse, più attenzione, più servizi e una migliore formazione. Siamo scesi questa mattina in strada le scuole dell'industriale, l'ITIS di Chieti, l'IPSIA e l'ITCG per denunciare l'abbandono della scuola pubblica da parte del governo, dato che noi siamo affidati, siamo sotto la responsabilità della provincia, che tanto critichiamo, che però la provincia, secondo la legislazione, non ricevono fondi perché devono essere abbattute. Quindi è tutta una catena nella quale tutto ciò si ripercuote contro noi studenti, studenti in una scuola pubblica di tutti, che però viene sempre a seconda, cioè viene sempre subordinata alla scuola privata, dato che di recente sono aumentati 25 milioni i contributi che andranno alle scuole private, mentre a noi ce l'hanno tolti centinaia di milioni. Una scuola pubblica. La buona scuola di Renzi non sembra soddisfare gli standard di chi in quelle scuole ripone le speranze per il suo futuro, un futuro molto competitivo e che richiede nuove conoscenze e nuovi strumenti. La richiesta è quella di risanare le strutture che ci sono attualmente innanzitutto, permettere anche l'iniziativa dell'alternanza scuola-lavoro, che è una buona iniziativa ma deve essere permessa agli studenti, alle scuole e alle strutture ospitanti. Andare avanti così si va sempre a scapito. Noi industriali di Chieti abbiamo ricevuto 300.000 euro, scusate, sui 2,8 milioni che ci servono per rimettere la struttura in sicurezza. Soldi richiesti nel 2007, arrivati 8 anni dopo, e appena un sesto, anche meno, di ciò che ci serve comunque. E questa organizzazione, questa manifestazione è stata organizzata e autofinanziata da soli studenti, cioè abbiamo fatto una colletta per poter manifestare per noi stessi, per il nostro futuro, senza delegare ad altri la nostra responsabilità.